tollerante, razzista, dall'altro lato invece è una città che sa accogliere le diversità. Buonasera dalle Voci di Verona, parliamo di razzismo, di intolleranza, parliamo delle manifestazioni che in tutto il mondo in questi giorni stanno esprimendo solidarietà per quanto sta avvenendo negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd il 25 maggio scorso. Anche a Verona alle 17 in Piazza dei Signori si è svolta una manifestazione a supporto e a sostegno delle proteste negli Stati Uniti. Quanto la nostra città può dirsi immune al virus del razzismo? Dalle macchine parcheggiate a forma di svastica, ai bua, a Balotelli all'interno dello stadio, i cori razzisti nei bar dei tifosi. E poi da ultimo l'esperienza delle mascherine con il volto del Duce. Ma c'è anche un'altra Verona, della Verona della condivisione, del dialogo interreligioso tra comunità ebraiche, buddiste, islamiche e cristiane. L'esperimento di preghiera unitaria si è tenuto il 14 maggio per fare fronte comune contro la pandemia. Ieri si sarebbe dovuto tenere nuovamente questo dialogo interreligioso, ma la pioggia ha impedito la manifestazione. Ne parliamo con il rabbino della comunità ebraica veronese, Yosef Labi. Questo periodo di pandemia collettiva ha creato un senso molto forte di fratellanza. Oggi non si pensa e non si riflette più in maniera privata, ma in maniera molto collettiva e comunitaria. E per questo motivo subito si è pensato, in un primo momento possibile, di ringraziare Dio in un segno di fratellanza e di unione. Di solito l'unione, non di solito, ma sempre l'unione fa la forza, e quindi soprattutto oggi che il mondo intero è colpito, è il momento di stare uniti. Ecco, come comunità ebraica, come avete vissuto il periodo della pandemia? Come siete riusciti a stare vicini ai vostri fedeli nonostante il distanziamento, nonostante l'isolamento? La nostra comunità è la prima comunità in Italia che ha chiuso i battenti, ha chiuso la sinagoga e subito abbiamo seguito le regole sanitarie meticolosamente. Abbiamo unito i nostri congreganti via Zoom sotto questo programma dell'UCEI. UCEI è l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha subito mobilizzato tutti i rabbini d'Italia e tutte le persone che avevano la possibilità di dare lezione online, e durante tutto il periodo c'è stato un notevole ascolto alle lezioni, alle conferenze, alle preghiere collettive via Zoom, e tutta la tecnologia è stata uno strumento fondamentale per vivere e sopravvivere questi 3 mesi. Quindi questo a maniera nazionale con l'unione delle comunità. E poi in maniera, diciamo, locale su Verona e Vicenza, la nostra comunità, siamo stati in messaggi continui tramite messaggi, tramite telefonate, tramite anche lezioni Zoom. Quindi sì, la tecnologia è stato uno strumento fondamentale. E voi in questi anni come avete vissuto, come la vostra comunità ha vissuto il rapporto con la città? Secondo voi Verona è una città abbastanza accogliente anche per religioni diverse? Verona è una città molto accogliente, una città molto ben tenuta, nel senso che io sono da qua da 5 anni, io vengo da Milano. Se Verona non è cosmopolita, non è una metropoli, non è una grande città, ma una città di 300.000 abitanti, quindi non è paragonabile alle realtà più grandi,
Però abbiamo subito avuto un'ottima relazione sia con le istituzioni che con i cittadini, insomma, c'è un massimo rispetto, non ho sentito qualche tipo di ostilità. Io sono qua da 5 anni, cos'era prima e cosa sarà domani non posso prevederlo. La Verona è stata sempre accogliente e sempre abbiamo trovato un'ottima collaborazione. È intesa con le istituzioni e con le persone qua presenti, insomma. Sono sicuro che, e con questo concludo, sono sicuro che bisogna tutelare le differenze, le minoranze, bisogna tutelare assolutamente anche le diversità e togliere qualsiasi tipo di razzismo. È l'unica cosa che deve essere concepita la differenza con rispetto del prossimo. Quello che succede negli Stati Uniti, allora sì, difendere le diversità. Sì, manifestare, ma quando queste manifestazioni diventano non più delle manifestazioni pacifiche, ma diventano proprio dei movimenti di bullismo, dei movimenti di banditismo e criminali, penso che bisogna un attimo rivedere un attimo le maniere come manifestare diciamo, per manifestare con questo senso, vuol dire sì, bisogna tutelare le differenze, sì, bisogna una reciprocità di fiducia e di rispetto, ma assolutamente bisogna bandire tutti questi tipi di manifestazioni criminali. In francese si chiamano i casseurs, non so se sai cosa vuol dire i casseurs, quelli che vengono, rompono, fanno, distruggono, approfittano della situazione per creare tanto panico e incertezza più che certezza per la comunità. Io personalmente conosco persone negli Stati Uniti, dopo le 5 di pomeriggio cerco il coprifuoco perché sanno che non c'è più ordine nella strada. Questo è sbagliatissimo. Anche se bisogna manifestare per l'uguaglianza, assolutamente. Verona sa accogliere le altre religioni? Lo chiediamo al presidente del centro buddista di Verona. Abbiamo sempre, noi siamo sempre contro qualsiasi violenza. Quel problema non si può qualsiasi problema non si può risolvere facendo, come io vedo nell'America, questa. No, questa cosa non si può succedere perché violenza non siamo parte di violenza, perché il buddismo sempre è compassione non per il popolo umano, per tutti i popoli, tutti gli esseri viventi. Noi siamo sempre, il problema non si risolve facendo le cose, perché siamo buddisti sempre contro di violenza. Per compassione. E poi però i popoli non siamo uguali, no? E poi qualsiasi persona che può fare piccoli sbagli, e poi per piccole cose non devono fare grandi cose. Io penso, noi viviamo veramente bene in città Verona, non abbiamo nessun problema oltre per la popolo, anche sui lanchesi, per gli altri. Io sempre penso che questa Verona va bene, comunque non c'è nessun violenza. Però siamo anche sempre triste vedere queste cose. La gente deve capire perché violenza non serve qualsiasi risultato. L'unica roba, possiamo anche parlare anche con le persone, possiamo anche ascoltare i problemi degli altri, devono ascoltare anche, se no la gente come buddisti siamo tristi a vedere queste cose.
voi cosa ne pensate? Verona è una città che sa accogliere oppure è la Verona raccontata e spesso definita razzista per sporadici quanto comunque emblematici episodi? Commentate, scrivete il vostro pensiero con l'hashtag Le Voci di Verona.